in collaborazione con Madonna di Campiglio, Valsugana, Dolomiti Super Ski. Cari amiche, cari amici telespettatori, un caro saluto al Diego De Carli. Ci troviamo ad Arco, nell'Alto Garda Trentino, per assistere a una fantastica tre giorni di atletica outdoor. I campionati italiani trail, venerdì pomeriggio la consegna dei pettorali agli atleti di spicco, come avviene anche in Coppa del Mondo di sci. Siamo assieme al presidente del comitato organizzatore Matteo Paternostro e al collaboratore Claudio Cunegatti, responsabile dei tracciati. Presidente, campionati italiani, un grande riconoscimento alla settima edizione di questo evento che ha conquistato spazi sempre maggiori nel panorama italiano. Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, pian pianino siamo cresciuti, in questi sette anni sempre maggiore è stato l'impegno e sempre maggiore è stato anche poi il riconoscimento che ci è stato dato dagli atleti soprattutto, ma anche poi da tutto il mondo che ruota attorno a un'organizzazione di questo tipo. Quindi diciamo che la chiusura di un piccolo ciclo nel quale la FIDAL romana ci ha assegnato i campionati italiani di trail lungo e di trail corto per il 2022. E qui siamo già al sabato mattina, presto siamo a Riva del Garda, dove tra un po' partirà la gara lunga che assegnerà appunto il titolo italiano tricolore di trail lungo, la GTT, che prende proprio il nome dall'organizzazione. GTT è una gara speciale perché è la gara dei tre laghi, unisce il lago di Garda, siamo proprio sulle rive, al lago di Ledro e al lago di Tenno, con un tracciato, Claudio, che è stato modificato rispetto al passato. Tra un po' vedremo i passaggi in quota, molto affascinanti ma anche molto tecnici. Sì, un passaggio che nel corso degli anni si è perfezionato, arrivando ora a toccare tutti quelli che sono i punti più panoramici dell'arco di montagne che gira attorno alla parte nord del lago di Garda. Quindi le creste di Boccalarici, le creste di Cima Mughera che ci permettono di arrivare a Passo Rocchetta, collegate dal lago, dalla strada del Ponale, dalla vecchia strada del Ponale, che nota per essere uno dei posti più panoramici del lago di Garda. E qui abbiamo avuto una bellissima immagine della partenza dall'alto, i concorrenti passano parallelamente al porto, iniziano ad avvicinarsi proprio alla Ponale. Qui siamo sulla strada che poi la Gardesana che poi porta a Limone in fondo al lago di Garda, e tra breve vedremo l'inizio della salita di questa vecchia strada che collegava il Garda con l'Edro e che da alcuni anni, molti anni ormai per fortuna, è diventato un vero e proprio sentiero, paradiso e tesoro per chi cammina, corre e va in mountain bike. Presidente, una bellissima cartolina del turismo gardesano. Sì, appena partiti forse la cartolina più iconica, perché comunque abbiamo già lasciato il territorio di Riva e siamo a tutti gli effetti nel comune di Ledro, però la strada del Ponale, che è stata oggetto di manutenzioni negli ultimi 3 o 4 anni per renderla il più sicura possibile, è di per sé una cartolina splendida che è un'icona della nostra competizione, della nostra gara. E sentendo i pronostici dell'amico collega Luca Perenzoni, possibili protagonisti della gara dovrebbero essere due stranieri, il francese David House, un inglese Harry Jones e poi Andreas Reiterer, che è campione uscente, e anche il piemontese Riccardo Montani. In campo femminile Julia Kessler, altoatesina, che ha già vinto Garda Trentino Trail, e poi la valtellinese Elisa Desco e la veneta dell'Ultra Bericus Vicenza
Alessandro Boifava. Ecco, parlavamo, qui siamo sulla vecchia strada del Ponale, abbiamo passato la zona del Ponale e cominciamo ad andare verso Pregasina e Punta Larici. Claudio. Sì, da qui la strada comincia a diventare più impegnativa, si abbandona la vecchia strada per imboccare i sentieri che diventano via via più impegnativi ma anche più panoramici. Proprio in questo passaggio possiamo vedere la parte delle creste che porta a Cima Larici, una delle cime più panoramiche di tutto il lago di Garda, ed arrivare a Bocca Larici dove c'era il primo dei punti di ristoro. Si vede sotto il lago di Garda, si vede il Monte Brione, si vede la zona di Torbole e curiosamente, Presidente, un mese fa eravamo proprio in questa zona e era tutta ammantata di neve. Questa è una delle tipicità del Garda Trentino. Proprio un mese fa eravamo in sopralluogo in questo... Scusa, ti interrompo, ecco sullo sfondo anche Limone e la parte sud del Garda. Prego, Presidente. Sì, eravamo qua proprio in un sabato mattina in un sopralluogo e qua c'erano 20 centimetri di neve fresca. E quindi ricordo benissimo le foto e i video che abbiamo fatto in quell'occasione. E insomma, vederla così dà tutto un altro effetto, però anche quello di un mese fa era sicuramente piacevole. Ed eravamo proprio in questa zona. Direi che qui si nota benissimo questo particolare aspetto dell'evento che stiamo seguendo, Garda Trentino Trail, cioè abbinare un territorio che sostanzialmente è mediterraneo con un territorio che comunque è montano perché supera i 1000-2000 metri, quindi le difficoltà tecniche e anche di ascesa ci sono tutti, come se ci trovassimo in mezzo veramente ai gruppi montuosi alpini. Sì, qua il percorso è, diciamo, nei primi 15 chilometri, saliamo già di quota, però siamo comunque in vista al lago di Garda che mantiene una temperatura mite anche d'inverno. Quando però cominciamo a lasciare appunto il lago di Garda, passiamo il lago di Ledro dove siamo adesso e cominciamo a salire verso il Sentiero della Pace, lì le cose cominciano a cambiare e quindi il clima diventa decisamente più alpino. Vediamo in testa, il primo a transitare è l'altoatesino Andrea Reiterer e in una scenografia che è veramente da favola. Qui siamo al Museo delle Palafitte di Ledro, siamo tra l'edificio moderno, nuovissimo, che ospita i reperti archeologici 5.000 anni fa, il lago e le palafitte. E questo è stato un omaggio che Garda Trentino Trail ha voluto fare a questo museo, che è un'icona certamente della Valle di Ledro e che quest'anno festeggia i 50 anni, esattamente come l'UNESCO, di cui il museo è patrimonio. È un omaggio che Garda Trentino Trail ha fatto al Museo delle Palafitte e più in generale alla Valle di Ledro. Diciamo che è un omaggio anche che il Museo delle Palafitte ha fatto a Garda Trentino Trail, perché riuscire a produrre delle immagini così, penso che insomma chiunque le stia guardando in questo momento non possa che ammirare uno spettacolo veramente eccezionale. Ringraziamo Alessandro Fedigotti, che era il referente del museo, e qui ecco Julia Kessler, grande protagonista anche in passato di GTT, che decisamente è al comando e si sta avvicinando alla vittoria, anche se il cammino ancora lungo. Alle sue spalle Elisa Desco dell'Alta Valtellina e quindi Alessandra Boifava di Vicenza, quindi pronostici rispettati. Proprio da qui, poco lontano da qui, partirà più tardi la Ledro Trail e i due percorsi si sommeranno, quindi quello che vediamo adesso è un percorso che si riferisce al trail lungo ma che in realtà poi vedrà protagonisti anche gli atleti della seconda gara. Claudio, questo è proprio un percorso a tutti gli effetti montano. Sì, qui siamo nei punti più alti del percorso, questo era il passaggio a Bocca Dromae nella cresta delle montagne ledrensi, che è anche questa un'area protetta della biosfera dell'UNESCO. Siamo attorno ai 1600-1700 metri di quota. La settimana scorsa, quando abbiamo preparato il percorso, siamo andati con la palla da neve perché c'erano ancora tratti innevati. Il caldo dei giorni precedenti la gara ha sciolto completamente quel che è rimasto. Un percorso che anche qui permette di arrivare in quota
con dei tratti anche molto ripidi, alternando tratti corribili a tratti molto ripidi, per poi arrivare nel crinale che tutto sommato è, pur con qualche passaggio tecnico, abbastanza veloce e permette di arrivare in, prima a Bocca Saval e poi a Rifugio Pernici. Genzianelle in primo piano, questa è una zona di orchidee, fine maggio ci sarà una grande fioritura, abbiamo visto, ecco qua Julia Kessler che procede camminando, gli atleti alternano momenti di corsa a momenti di cammino perché la strada è veramente, come si dice, erta, quindi è molto verticale. Diciamo che le pendenze non consentono di correre o comunque lo consentirebbero ma con poco risultato. In questi casi una camminata veloce consente di consumare meno energie ma di fare comunque la stessa velocità che si farebbe di corsa, quindi gli atleti preferiscono questa. Abbiamo visto transitare prima Elisa Desco, ci stiamo avvicinando alla parte sommitale della gara, da questo momento in poi si scenderà sull'altro versante, quindi tornando verso la Busa e nella fattispecie verso Arco. Ecco, fantastico questa immagine con il rifugio Pernici che è proprio posto sul crinale che dà verso est, quindi alle nostre spalle per intenderci c'è la Busa di Arco, Riva, Torbole, Tenno, con un fantastico panorama. Vediamo anche delle gallerie perché questa è una strada militare se non sbaglio, Presidente. Questa sì, è una zona di guerra, quindi è ricca di questi resti, c'era un ospedale militare in questa zona e quindi lo stesso rifugio Pernici nasce sui resti di manufatti della guerra e è un pochino lo scollinamento il rifugio Pernici, perché sia da un punto di vista proprio altimetrico si comincia a scendere verso la Valle di Tenno, però anche da un punto di vista mentale per gli atleti e anche per noi organizzatori devo dire che quando gli atleti passano questo punto i rischi cominciano a calare anche di maltempo in questi casi, e quindi insomma il rifugio Pernici è un po' lo spartiacque della gara. Abbiamo avuto una giornata strana, ecco qua proprio il passaggio davanti al rifugio Pernici, se non sbaglio questo è Christian Modena, uno dei migliori trailer del Trentino, è attorno alla decima posizione ed ecco qua Julia Kessler che sta sempre più avvicinandosi alla conquista del titolo italiano, del suo primo titolo italiano. Dicevamo una scenografia da favola ed ecco la seconda classificata, Elisa Desco, che ha comunque un distacco di alcuni minuti da Julia Kessler, e la veneta Alessandra Boifava che è ancora più attardato. Dicevamo una giornata particolare perché abbiamo avuto bel tempo, qualche nuvola in cielo, qualche piccola acquazzone, ma Claudio non abbiamo avuto problemi con i concorrenti ed ecco qui il terzo lago, il lago di Tenno. Sì, non abbiamo avuto problemi con i concorrenti, anzi direi che i due brevi scrosci di pioggia che sono caduti sono stati graditi, visto che i concorrenti hanno probabilmente più sofferto le elevate temperature e l'umidità che la pioggia. Abbiamo visto transitare Reiterer, quindi Riccardo Montani, e poi in terza posizione l'inglese Jones, seguito dal francese David Haus. Per quanto riguarda invece il campionato italiano, quinto ma terzo, quindi sul podio, è Francesco Cucco. Mentre classifica confermata in campo femminile, posizioni mutate, sempre al comando Julia Kessler davanti a Elisa Desco e ad Alessandra Boifava. Un tracciato, dicevamo, questo che è in comune poi con le altre due gare, con la Tenno Trail, ecco qua un paesaggio, un'inquadratura molto bella di Tenno. Qui siamo, Presidente? Siamo nel borgo di Canale, uno dei borghi più belli d'Italia, un borgo medievale. Anche questo parte del percorso semplicemente perché il percorso tocca i punti più belli della nostra zona. Quindi diciamo tre gare, ma un percorso comune semplicemente coperto con distanze differenti via via durante le altre due successive gare rispetto al GTT. Abbiamo visto il castello, l'Olivaia che è uno spettacolo ed è una delle caratteristiche di Arco e della Busa.
L'Olivaia resta forse l'immagine iconica di Arco in particolare, quindi l'Olivaia col suo castello, che magari avremo anche la fortuna di vedere da lontano, regala uno scenario come la Ponale lo regalava prima per Riva del Garda e Tenno, decisamente affascinante. Con una curiosità, altrove si parla di uliveto e qui si parla di olivaia, quindi c'è una definizione particolare usata nell'Alto Garda. Qui stiamo scendendo verso Arco, quindi tra un po', ed ecco, arriveremo al traguardo, ed ecco infatti Andreas Reiterer conquistare il titolo italiano, è il suo terzo titolo dopo quelli del 2020 e 2021. Arrivi poi anche per Riccardo Montani, per Harry Jones, e qui ecco Julia Kessler, la vincitrice del titolo italiano femminile, seconda Elisa Desco e quindi Alessandra Boifava. Via via gli arrivi qui su Viale delle Magnolie ad Arco, proprio in centro. Migliore location non potrebbe esserci, e quindi dobbiamo anche qui ringraziare l'amministrazione comunale che ci mette nelle migliori condizioni per dare un risultato di questo tipo. Piazzale Segantini, proprio a fianco alla collegiata di Arco, offre uno scenario e degli spazi decisamente importanti, e penso che il risultato poi si veda. Ancora cantiamo tutti assieme l'inno. Oggi era molto dura, all'inizio sono partito molto forte e poi quando è arrivato il caldo sulla terza salita ho faticato tanto, ma fino alla fine è andata bene. Voilà, allora è una gara bella, ho già fatto 2 anni fa, un po' diverso perché era il corona, allora siamo partite da Arco e abbiamo finito qua a Arco. Per me erano gli ultimi chilometri, erano 20 ostiche. Sono contenta di aver riuscito di finirla, gli ultimi chilometri erano un po' di guerra, però dai. Ed eccoci ad Arco con la seconda gara che assegna il titolo italiano trail, in questo caso il trail corto, la gara è la Tenno Trail, gara corta, siamo nelle fasi che precedono la partenza, Presidente Paternostro. Secondo campionato italiano di giornata, appunto, quello del trail corto, la Tenno Trail che sfiora i 30 km per 1700 metri di dislivello. Partiamo da Arco e arriviamo ad Arco, però andiamo a toccare quello che abbiamo già visto prima, il Borgo di Canale e il Laghetto di Tenno. Ecco, ricordiamo che i percorsi si sovrappongono, ogni gara sfrutta la gara più lunga che è in programma, quindi GTT tutto il percorso intero, la Ledro Trail che vedremo dopo una gran parte, la Tenno Trail l'ultima parte del percorso. Qui siamo veramente alle fasi ultime prima della partenza, l'ingresso nelle griglie dei concorrenti, oltre 1500 i concorrenti che hanno preso parte alle 4 gare del fine settimana qui ad Arco nell'Alto Garda, ed ecco l'assessore allo sport e turismo del Trentino Roberto Failoni che ha dato il via. Anche in questo caso gruppo compatto, ma vedremo poi che subito il gruppo si sgrana e i migliori riescono a prevalere. In questo caso ecco l'arrivo di Martin Matteis, già campione europeo ad Arco nel 2016, al secondo posto Francesco Puppi, già campione del mondo della specialità, terzo Alex Baldaccini, questi ultimi due, il primo piemontese, questi ultimi due della zona di Bergamo. In campo vinile Francesca Gelfi, quindi Alice Gaggi e terza Martina Chialvo. Quarta curiosità, la keniota Kenyani Vaniru. Qui il podio femminile e poi avremo il podio maschile con le interviste. Primo piano per Martin De Matteis. Arco in qualche modo ci regala sempre qualcosa di straordinario, è come se ci fosse Franco Travaglia che corre con noi, sono felicissimo, viva Arco, viva la corsa in montagna, viva il trail, viva noi, dai, grazie. Ti aspettavi di vincere in ogni caso?
Assolutamente no, per me non era scontata, anche perché quest'anno non avevo idea, non avevo ancora gareggiato in gare importanti, quindi lo scoprivo oggi come stavo, ecco. E qui siamo sulle sponde del lago di Ledro, nell'omonima valle e con la partenza dell'omonima gara. La spiaggia è quella di Besta, vediamo il nostro presidente Matteo Paternoster che sta dando le ultime indicazioni ai concorrenti. Avremo tra un secondo, eccolo, l'assessore Luca Zendri. Un percorso molto impegnativo, caro Claudio. Un percorso molto impegnativo che parte nel primo chilometro e mezzo lungo le sponde del lago di Ledro per poi salire sulla strada delle coste di Salò, dove incrocerà il percorso della Garda Trentino 3, del percorso più lungo, e lo percorrerà fino alla fine ad Arco. La prima salita è una salita importante che porta a Bocca Dromae con i suoi 1600 metri e oltre di quota. Quindi anche in questo caso si parte e arriva a un lago, si sale in quota e poi si scende ai 70 metri di altezza sul livello del mare di Arco. Vediamo questo panorama veramente fantastico, una gara tirata al massimo con protagonista l'altoatesino Tobias Geiser che vince solitario. Secondo è lo spagnolo Alberto García Lauchirica, terzo il tedesco Martin Pfeffer. In campo femminile vittoria della spagnola Marta Molist. Seconda sarà la tedesca Sabine Dursam, terza l'italiana Paola Gelpi. Diciamo che questa è forse la gara più internazionale vedendo il podio finale. Grazie Marta, grazie. Qui grazie le operazioni Paola, di premiazione e poi sentiamo i due vincitori. Il per queste bellissime ragioni. Tutti e tre sul gradino più alto del podio a ricevere il vostro. Era dura, proprio dura. Quando è arrivata la pioggia, dopo la pioggia, il bosco era proprio scivoloso e deve stare un po' attento. Sono caduto anche, ho perso il pettorale e devo andare indietro per prenderla, ma alla fine sono contento. Muy bien, sí, estoy muy contenta de aver venido aquí, me ha encantado la carrera. Ed eccoci a Garda Trentino Run, la prova corta di 11 km che si articola attorno all'abitato di Arco, eccolo qui sullo sfondo, e chiude questa tre giorni dedicata ai campionati italiani FIDAL di trail che ha segnato i titoli della lunga e della corta distanza. Già protagonisti sono il bresciano trentino Luca Merli, la biondissima piemontese ma che di fatto vive ad Arco, Alessia Scaini. Ecco l'arrivo di Luca Merli, tra qualche istante vedremo anche Alessia Scaini, subito dopo le interviste ai vincitori e da alcuni amici della Garda Trentino Trail. Chiude il presidente Matteo Paternostro. Sì, sì, sono contento della mia gara, è la prima di stagione nella corsa in montagna, quindi è un po' un test condizione. Ci tenevo a fare questa gara perché già appunto nel 2019 ho vinto e quindi dai, è andata bene anche quest'anno. Sì, ci tenevo ad iniziare la mia stagione di corsa in montagna con la gara, adesso posso dirlo, di casa. Abito a 50 metri dalla partenza e dall'arrivo, è stato veramente un esordio di stagione fantastico. Autostrada del Brennero da sempre sostiene i territori che attraversa, lo fa in un'ottica di sostegno a tutte le iniziative che possono avvenire su questi territori, a maggior ragione delle iniziative che valorizzano l'ambiente. Autostrada del Brennero può sembrare contraddittorio, ma non lo è, investe moltissimo nella sostenibilità, nelle iniziative che riducano da una parte quello che può essere l'impatto di un'autostrada sull'ambiente, dall'altra di favorire tutte quelle iniziative che invece lo valorizzano, come in questo caso. Noi non potremmo essere più affezionati a questo evento di Arco, perché l'abbiamo seguito, diciamo, già da diversi anni, abbiamo assistito a una forte crescita, un radicamento sia sul territorio sia nella comunità dei runners. Queste tre giornate sono state e saranno organizzate a un livello veramente stellare e ci fa piacere vedere che anche l'aspetto tecnico agonistico in termini di qualità degli atleti sta veramente crescendo anno dopo anno. Garda Trentino è un esempio di eccellenza di evento di running sul territorio nazionale al quale speriamo di stare al fianco ancora per molti anni.
Quest'anno mi spiace un po' non aver potuto correre, anche perché la manifestazione l'ho vista nascere partecipando all'edizione zero nel 2015. La sponsorizziamo da 4, forse 5 anni, e quindi adesso è una manifestazione che oramai è diventata veramente a livello nazionale. Credo sia probabilmente come numero di partecipanti la seconda in Italia dopo la Lavaredo, e quindi un grande risultato quest'anno per tutti. È un onore partecipare a questo evento, anche perché siamo un'azienda francese che è appena sbarcata sul mercato italiano ormai dal 2020 all'incirca, quindi a noi tutto ciò serve per farci vedere, per farci conoscere, ma soprattutto ecco, per conoscere le persone e dei nuovi clienti. Name dell'integrazione è fondamentale, soprattutto per le gare di ultradistanza, quindi il fenomeno si sta dilagando dell'ultra trail, gli atleti sono sempre più attenti, sono sempre più meticolosi nella loro preparazione. È un'edizione spettacolare, abbiamo avuto tantissimi iscritti, tantissimi partecipanti al campionato italiano, un livello veramente alto sia nel trail lungo che nel trail corto, accompagnati da 1600 persone che corrono e visitatori, accompagnatori che guardano l'Expo e che si divertono in questi 3 giorni ad Arco. Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Peio, Madonna di Campiglio. Salice, fatti di sport. Valsugana. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Peio. Dolomiti Super Ski.